Oggi c'è questa manifestazione unitaria nei pressi della sede dell'assessorato regionale alla sanità. Cosa chiedete? Siamo arrivati ad avere questa manifestazione unitaria come, ulteriore sollecitazione per arrivare a definire con l'assessorato alcuni temi importanti che vanno dalle liste di attesa, dalla sanità territoriale, una legge sulla non autosufficienza che non sia soltanto quella nazionale ma che abbia anche carattere regionale, la discussione, la ridefinizione della rete ospedaliera di cui si parla tanto e che comunque noi pensiamo non debba essere l'unico argomento sulla sanità, ma ci sono tanti altri problemi che vanno affrontati. Avete chiesto un incontro con l'assessore Verini? Certo che abbiamo chiesto, noi abbiamo mandato una lettera con richiesta di incontro il 24 di aprile, alla quale non è stata data nemmeno risposta, non solo non è stato fissato l'incontro, ma proprio non si sono degnati nemmeno di rispondere, ma è da tempo che noi abbiamo chiesto un confronto con la Regione sui vari temi di una piattaforma che abbiamo presentato, che loro conoscono, che ci sono cose vecchie e cose nuove da discutere. E quindi diciamo questo silenzio, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, è una mancanza di rispetto per una cittadinanza che, come sono gli anziani, che hanno contribuito a costruire questo paese. Vorremmo delle risposte sui temi della non autosufficienza, sull'invecchiamento attivo, sulle liste di attesa che stanno diventando una criticità enorme per quel che ci riguarda. Vorremmo capire che cosa la Regione intende fare, come muoversi. So, non per certo per carità, ma sulle liste di attesa, che ormai siamo arrivati quasi a 24 mesi per avere una visita, credo che solo la ASL dell'Aquila Avezzano Sulmona abbia ripreso con il programma per rimettere in programma le visite, ma altri ASL non abbiamo notizie.